In Bosnia ho voluto raccontare anche il dramma delle mine antiuomo, un dramma insomma bellico che tuttora purtroppo miete ancora un numero abbastanza alto di vittime. La zona più minata della Bosnia si trova prevalentemente a nord-ovest, nelle zone montanuose dove è difficile anche recarsi con attrezzature o mezzi appunto per bonificare i terreni. Se ne contano, ripeto, più di migliaia perché sono veramente incredibili ed è un'arma molto molto insidiosa e molto pericolosa. Una mina antiuomo ha su per giù insomma questa grandezza come magari un piattino per il tè ed è un'arma che esplode appunto a pressione, quindi sono delle mine, un'arma così piccola ha lo scopo di amputare una gamba o entrambe, a volte anche di ustionare il petto o rendere ciechi, ed è un'arma che non è costruita né fabbricata per uccidere persone, ma semplicemente per amputarle. Questo perché, cinicamente parlando, molto schiettamente, un morto lo si piange, lo si mette sotto terra e la storia è finita, quando invece un ferito, un mutilato, devi in qualche modo sostenerlo. Sostenendolo magari ti comprerai una sedia a rotelle o delle stampelle. E in Bosnia ho incontrato in queste zone nord-ovest, ma anche nelle campagne di Sarajevo, un team di sminatori, che è una storia molto molto interessante perché sono prevalentemente tutti ex combattenti che in tempo di guerra a loro volta hanno minato quei terreni e a distanza di circa 20 anni tornano sugli stessi terreni a pochi centimetri da quest'arma veramente micidiale per bonificare il terreno e quindi ridare una prospettiva migliore, uno stile di vita magari, ripeto, migliore a tutti i contadini della zona. Le vittime che insomma incappano in queste mine prevalentemente sono taglialegna, sono operai, sono anche contadini o sono persone che insomma semplicemente correndo nei boschi incappano in queste armi, in queste mine. Solo 2 anni fa, circa 17-18 anni dalla fine della guerra, è morto proprio un bambino nell'area sempre a nord-ovest seguendo il padre durante appunto un'operazione di disboscamento eccetera, è saltato su una mina e malgrado insomma siano costruite per amputare, in certi casi certe volte questo non basta e quindi insomma a distanza di tanti anni in un paese comunque modernizzato, perché magari abbiamo sempre lo stereotipo che sia sì certo povera, ma in qualche modo le strutture, le storie e la modernità è arrivata ovunque. Però malgrado questo l'eredità molto tangibile di questa guerra si può ancora vedere negli arti amputati dei sopravvissuti. Ecco. Ci sono alcuni aspetti nascosti nel dramma delle mine antiuomo, ad esempio sì certo le strutture, le attrezzature che si usano, ma alcuni magari non vanno a pensare ad aree talmente, no povere, ma talmente quasi disabitate che non ci sono dei cartelli di prevenzione. Nell'area intorno a Sarajevo provano, sono stato testimone diretto di magari attività o lezioni di prevenzione nei confronti dei bambini delle elementari o anche delle medie, che quindi con appositi libricini insegnano a non toccare queste mine, né a magari passare all'amico, né dargli un calcio, eccetera. Però a volte purtroppo non basta. Quindi oltre appunto alla mancanza di cartelli in alcune aree, si conta anche il rischio ad esempio meteorologico e vi spiego il perché, perché ad esempio quando piove il terreno si sgretola, la mina rischia di scivolare verso il basso, verso valle, quando incontrerà un fiume può darsi che col corso del fiume, con la forza dell'acqua arriverà a 2 passi da casa e quindi si ritroverà in centro città e molti bambini magari ignari di questo problema possono raccoglierlo. Nel 1994 si è firmato il Trattato di Ottawa in America, dove insomma si chiedeva alle nazioni diciamo, che fabbricavano maggiormente queste mine di stoppare la fabbricazione e l'utilizzo di mine antiuomo e l'Italia ha firmato. Il problema è che malgrado non se ne trovano più attuali di mine intorno nel mondo, se ne contano milioni sparse per il mondo, quindi dall'Angola all'Afghanistan alla Cambogia, come può darsi in Sud America, in qualche zona del Sud America. E al giorno d'oggi diciamo le mine viaggiando qua e là anche in Asia, in Est Europa eccetera, quindi seguendo queste storie di eredità belliche e si possono insomma vedere ancora tante mine fabbricate prevalentemente da Russia, Cina e Stati Uniti, e quindi insomma un dramma che tuttora va avanti per interessi economici a discapito insomma di vite umane.